Questo programma è presentato da Santal, il sapore della frutta. Coalpi SRL, progettazione, costruzione e manutenzione impianti elettrici civili e industriali. Ci trovi a Trasacco e a Chieti, in via Fontecchia. Studio Luciani, consulenza contabile, fiscale e lavoro. Via Prati 12/3, Pescara. Galleria Arte Pentagono, ci trovi in via Nazionale Adriatica Nord 15 e in via Trento 20. Arte Pentagono, l'arte per tutti. Un cordiale saluto a tutti gli amici del mondo Wisp, ci ritroviamo quest'oggi dopo 15 giorni dallo stop con la puntata numero 259 di 80° minuto. Oggi non c'è il presidente qui con me, ma riusciremo comunque ad allestire, a confezionare una puntata interessante, mantenendo sempre vivo l'appuntamento del venerdì alle ore 21. Come detto in più occasioni, Wisp Magazine continua comunque a tenervi compagnia, provando a regalare quel pizzico di normalità che in tempi come questi davvero non guasta, e per farlo abbiamo realizzato un servizio copertina appunto per narrare quello che sta accadendo in questi tempi nel calcio Wisp. L'Euro 2020 si giocherà nel 2021, lampante testimonianza di come l'emergenza sia tutt'altro che superata. Tra anatemi e catastrofismi proviamo a vedere il bicchiere mezzo pieno, con la consapevolezza che il calcio in questo momento sia catalogabile nelle cose superficiali, ma al contempo ci regala quel barlume di speranza in fondo al tunnel che offre sollievo in una situazione di stallo che non sembra avere fine. Il 3 aprile appare ormai un miraggio e la ripresa delle attività quotidiane incredibilmente ci regala un sorriso. La routine, il demone da evitare a tutti i costi, diviene incredibilmente il sogno di ogni italiano. Sognare di fare sempre le stesse cose in un momento in cui non ti è permesso fare nulla. Speranzosi di mantenere questi sani e buoni propositi anche in momenti in cui il pallone tornerà a rotolare, siamo in realtà convinti e contenti di imbatterci nuovamente nelle solite stantie ed ancestrali questioni calcistiche. Ecco, non aspettiamo altro che rituffarci in quella quotidianità tremendamente ripudiata nella frenesia di tutti i giorni e che oggi ci sembra il migliore ed il più bello dei mondi possibili. Avanti così, con la speranza che la quarantena stavolta sia davvero efficace e per tutti. Torniamo in studio, per così dire. Ormai l'hashtag io resto a casa sta un po' accompagnando la quotidianità di tutti noi. Dicevamo, Wisp Magazine resta comunque sempre vivo, sempre aperto per allietare tutti i tesserati del calcio Wisp. Un'iniziativa degna di lode secondo noi, anche se devo dire che c'è stato anche un buon riscontro da parte delle società sportive. Si tratta di calciatori Wisp 2019-2020, intanto vediamo che stiamo scorrendo appunto il sito, dove ci sono appunto tutte le indicazioni per realizzare la vostra figurina. Io resto a casa, non fermare la tua voglia di calcio con le figurine calciatori Wisp 2019-2020. Questa è la cartolina, stiamo pubblicando pressoché quotidianamente le figurine dei protagonisti, basta davvero poco, anche se come dicono diversi dirigenti, nonostante il tempo a disposizione di tutti, molti non hanno nulla da fare e le foto però non riescono a farle neanche in questo momento. Ci ridiamo su, ci facciamo una risata su questo. Dicevamo appunto del nostro calcio che attende con ansia l'evolversi di questa vicenda, che chiaramente non fa dormire sonni tranquilli praticamente a nessuno. Il 6 aprile dovrebbe ripartire tutto, la vediamo davvero però molto dura. Poi vedremo anche un servizio che riguarda appunto la calendarizzazione del campionato provinciale, regionale e nazionale Wisp. Proviamo però, come detto, a regalare un briciolo di normalità. Abbiamo visto calciatori Wisp, partiamo con il primo servizio a Marcord per la massima serie. Il servizio è quello della sfida tra Zero Stile e Quelli della Notte, una gara davvero infuocata che nell'ormai lontano campionato che vedrete tra poco avrebbe in qualche maniera determinato l'equilibrio e l'economia
delle sorti dello scudetto provinciale. Il sogno scudetto della Zero Stile tramonta definitivamente con la seconda sconfitta consecutiva dopo lo Sporting questa settimana e quelli della notte a tarpare le ali alla squadra allenata da Passeri, con la Zero Stile che si lamenta per alcune decisioni arbitrali, con l'espulsione allo scadere di Diego Di Virgilio a rappresentare l'apice delle recriminazioni. Agli ordini del signor De Bartolo, la Zero Stile recupera Morelli e Morretti, mentre quelli della notte fa la conta degli assenti, con Ciampoli nel ruolo di terzino a fotografare l'emergenza che deve affrontare la squadra di Bombini. La prima occasione della Zero Stile con Morretti che serve Morelli, ma con Maione che spizza in maniera provvidenziale la sfera, mandando fuori tempo l'attaccante locale. Quelli della notte risponde con Marcheggiani, il quale dopo aver scambiato con Ricci calcia sull'esterno della rete da posizione favorevole ma comunque defilata. Primo vero pericolo al 22esimo, quando sugli sviluppi di un corner Iarvesi alimenta in maniera sublime l'azione servendo Di Tizio, il quale calcia in maniera approssimativa con Morretti e Forti a liberare l'area della Zero Stile. I locali rispondono immediatamente con Fabrizio Di Vincenzo che smarca Galliero, controllo e tiro del centrocampista partenopeo che scheggia il palo con Di Giacomo battuto. Alla mezz'ora Morretti serve Morelli e il fischio dell'arbitro ferma l'azione per un offside inesistente con Maione che tiene in gioco tutti. La Zero Stile protesta in maniera vibrante e De Bartolo fa mea culpa, andando anche a chiarirsi con il mister dei locali, Corrado Passeri. Il tiro di Marcheggiani che sorvola la traversa al 35esimo è il preludio al vantaggio ospite, con Ricci che attira le attenzioni della difesa locale prima di servire Martorella in piena area, con il numero 7 che controlla e calcia con violenza verso la porta, beffando Diego Di Virgilio sul primo palo. La festa di quelli della notte è giustificata e il gol del vantaggio non rappresenta però l'ultima emozione del primo tempo, con gli ospiti che devono fare a meno di Maione infortunato al suo posto Mancini e con la Zero Stile che pareggia il conto degli indisponibili, con Morelli che prima commette fallo su Dragone, poi alza bandiera bianca e lascia il campo a Daniele Di Natale. Prima dell'intervallo Martorella salta il diretto marcatore e serve Mancini con il centrocampista che calcia le stelle. Nella ripresa la Zero Stile acciuffa immediatamente il pari e al terzo minuto Barbetta raccoglie un pallone sulla linea di centrocampo, vince un contrasto con gli Iarvesi, avanza palla al piede e dai 30 metri fa partire una conclusione a spiovere che si insacca sotto la traversa. Festa grande per la Zero Stile che, pur beneficiando della complicità dell'estremo difensore Di Giacomo, può godersi la rete del momentaneo pareggio. De Luca al quarto d'ora sfiora l'autorete sugli sviluppi di una punizione da posizione defilata. Poi un ispirato Martorella chiede ed ottiene l'1-2 da Montani e calcia teso al centro con Iarvese che in scivolata non arriva di un soffio sul pallone. Ancora quelli della notte pericolosa con Diego De Virgilio che respinge di pugno una punizione di Mancini, con Ciampoli che calcia di controbalzo senza inquadrare la porta. Sempre gli ospiti a caccia del vantaggio, alla mezz'ora Montani smarca Mancini, ottima finta del numero 8 ad eludere Di Vincenzo e destro chirurgico deviato in angolo dal portiere della Zero Stile. Al 35esimo la svolta del match con Martorella che si conquista un contestatissimo calcio di punizione e con Epifani che da posizione defilata beffa Diego Di Virgilio con una traiettoria maligna disturbata anche dal mancato intervento in piena area di Montani. E il gol partita, l'ennesima dimostrazione che sino al triplice fischio di chiusura la squadra di Bombini può conquistare i due punti con un episodio a testimonianza delle infinite risorse di cui dispone. Nel recupero l'estremo difensore della Zero Stile Diego Di Virgilio prima regala uno sciagurato calcio d'angolo su una punizione di Mancini, poi guadagna il secondo giallo per una parola di troppo nei confronti del direttore di gara che non esita a sventolare il rosso. Una sciocchezza che al danno della sconfitta aggiunge la beffa della squalifica. Non accade più nulla, quelli della notte è sempre più in vetta. Zero Stile chiamata invece a rilanciare le proprie ambizioni lunedì prossimo a Pianella con la rilanciatissima Polizia Penitenziaria. Questa settimana è stata anche la festa del papà, esattamente la giornata di ieri, 19 marzo, abbiamo lanciato la campagna per regalare appunto un sorriso e celebrare questa festa, la cartolina principe, quella del bomber Salvati che adesso non milita più nell'Amatori Foro, ma comunque quel ricordo resta sempre vivissimo. Calciomercato, rimanendo sempre su Wisp Magazine, c'è stata questa settimana l'intervista a Pasquale Paletta, allenatore di Sporting Pescara, Ecogas, Pescara United e Prosacco. Ora la voglia di tornare, il mister chiaramente non fa mistero,
come detto sempre, proviamo a parlare di normalità e di quotidianità, dice appunto le sue tappe sia da calciatore con l'allora 2P. Vediamo qui un stralcio di giornale del 26 aprile 1989, dove Paletta vestiva i panni del calciatore. Per quel che riguarda invece la sua avventura in panchina, bene con lo Sporting, benissimo con l'Ecogas, con la Prosacco, luce e ombre, ma comunque il suo valore come tecnico non si discute, e gli auguriamo quanto prima di tornare appunto su una panchina del calcio Wisp nostrano. Dicevamo appunto quindi che anche il calciomercato tiene banco in questi giorni comunque di sosta. Mancano 8 giornate alla fine dei campionati, o perlomeno quello che riguarda la massima serie, cioè per giocare tutta la parte dell'over. Partiamo però con la seconda rubrica a Marcord, come detto, festa del papà, la sfida, quella tra Pescara Sud B e Amatori Forum. Gianluca Salvati è il mattatore di giornata grazie ad una doppietta che risulta determinante nella corsara vittoria dell'Amatori Foro in casa del Pescara Sud B. Il mister dei locali Iacovozzi è costretto a fronteggiare numerose assenze, su tutte quella dell'indisponibile bomber Sarmiento. Marco Falcone ha invece l'imbarazzo della scelta e, nonostante l'assenza di Sabino, tiene in panca Sprecacenere nella prima frazione, affidandosi al tridente Galasso Salvati Caramanico. La gara vive subito i primi sussulti e al sesto Gabriele Mennillo ricama per Turtù. Il diretto marcatore della porta sbaglia l'intervento ed il numero 23 ospite scaglia una sassata imparabile per Compagnoni. Terzo centro nelle ultime 3 gare per il centrocampista ex Ripa, che sigla il momentaneo 1-0. Trascorrono appena 3 minuti e la difesa locale fa di nuovo acqua, con Salvati in campo aperto che supera Compagnoni in uscita e depone in fondo al sacco il pallone del raddoppio. Festa immensa per il numero 18 giallo-nero, che vola verso la panchina a raccogliere l'abbraccio del figlio, che trasuda gioia ed entusiasmo. Un vero spot per il calcio, con lo 0-2 che galvanizza l'Amatori Foro, mentre le Pescara Sud si vede al 20° con Toffoli, la cui punizione velleitaria testimonia come per il numero 10 non sia giornata. Salvati mette a ferro e fuoco la difesa locale, servendo a Matricardi un pallone che il difensore Goleador manda oltre la traversa. Poi il numero 18 fa tutto da solo, ma occhi negli occhi con Giovannoli perde il duello con il portiere, che compie un miracolo smanacciando il tiro a botta sicura. D'Arcangelo sporca finalmente i guanti dell'estremo difensore ospite Chiavaroli con un tiro potente ma centrale, mentre sul versante opposto è Caramanico ad esaltare i riflessi di Compagnoni. Al tramonto della prima frazione l'Amatori Foro cala il tris. Gabriele Mennillo imbecca Salvati, il numero 18 controlla in diagonale, non perdona l'incolpevole portiere delle Pescara Sud B. 3-0 risultanza vicino alla bandierina modello Batistuta per il centravanti, che sale a quota 14 centri in campionato. Il bomber è indemoniato ed offre di tacco a Mennillo un pallone invitante, con il centrocampista che però partorisce una telefonata bloccata da Compagnoni. Nell'intervallo l'Amatori Foro cerca la concentrazione per non abbassare la guardia, mentre le Pescara Sud B confabula ed architetta la potenziale rimonta. I locali provano fin da subito a riaprire i giochi e Toffoli calcia alto dopo un ottimo lavoro sulla destra di Del Ciotto. Barattucci impegna dalla media distanza Chiavaroli, mentre Salvati prova a chiudere i conti al decimo, ma dopo una fuga di 50 metri con due avversari saltati calcia debolmente tra le braccia di Compagnoni. D'Arcangelo si divora l'1-3 mandando alle stelle a ridosso del dischetto del rigore, poi è provvidenziale il subentrato Sprecacenere che in versione difensore sbroglia di testa il pericolo nell'area dell'Amatori Foro. Il gol è tuttavia rimandato di pochi secondi, perché sul susseguente corner della porta sfonda la rete con una staffilata che si insacca sotto l'incrocio dei pali. I ragazzi guidati da Iacovozzi iniziano a credere nella rimonta, ma Sprecacenere una spina nel fianco ed il numero 10 ospite viene abbattuto da Compagnoni in uscita, con giusto giallo al portiere e velleitaria punizione a completare l'azione al minuto 22. Alla mezz'ora le distanze si riducono ulteriormente, con Giovannoli che calcia dai 30 metri e con Chiavaroli che si fa beffare dalla traiettoria, regalando il 2-3. Gara che torna viva, con Sprecacenere che prima strappa applausi nel mettere fuori il pallone per consentire i soccorsi ad un avversario in piena area locale, poi però finisce dietro alla lavagna quando calcia fuori ad un metro dalla porta un assist al bacio di Turtù.
Il centravanti dell'Amatori Foro si fa tuttavia perdonare lo scadere del tempo quando raccoglie un passaggio filtrante di Gabriele Mennillo e con freddezza trafigge Compagnoni. 2-4 e gara finita, con il numero 10 ospite che sembra però infastidito da alcune critiche piovutegli addosso dalla panchina. Le residue speranze di rimonta delle Peschiera Sud B finiscono qui, con i locali che raccolgono la seconda sconfitta nelle ultime 3 giornate. Gli ospiti invece gongolano per il 3° successo consecutivo, il primato è ancora saldo tra le mani della squadra di Marco Falcone. Rientriamo con la finestra sul sito Wisp Magazine, dove vedete le interviste realizzate in settimana a Pino Massimi, bomber dell'Ecocast, che sente già profumo di derby contro le Peschiera City, così come l'intervista all'ellenico Kostas Chrysantakopoulos. Ci proveremo fino all'85esimo dell'ultima giornata, questo è il diktat del difensore biancazzurro. Atletico Pescara che, come detto, è comunque ancora in lotta per la salvezza. Vedete qui anche la rubrica Marcord, uno spazio dedicato appunto alle richieste dei nostri tesserati per rivivere ricordi di un passato recente o lontano. Intervista in settimana anche ai due difensori, esattamente Daniele Onorino dell'Utopia Pub e Alessio Faglietta del Pescara City, entrambi d'accordo sul fatto che quando si ripartirà sarà un campionato come detto nuovo, un campionato a parte, si ritornerà a giocare, sarà davvero complicato e complesso un po' per tutti, saremo certamente contenti, ma probabilmente gli equilibri saranno comunque stravolti, quindi maggior divertimento per quando si tornerà appunto a giocare. Ci sono anche delle altre notizie di calciomercato che però teniamo per noi, aspettiamo di avere una conferma, si tratterebbe di grandi colpi, quindi nonostante il periodo si continua comunque a parlare di calciomercato. Vediamo l'ultimo contributo filmato per quel che riguarda appunto la Marcord, sezione over 40, un infuocatissimo derby, quello tra Lechiorn e MDM Ascensori. Il Lechiorn che si concentra all'intervallo della sfida per edificare la rimonta testimonia come la squadra allenata da Piero Di Battista stia cercando di ritrovare l'antico splendore. Questa settimana il 3-3 contro MDM Ascensori incrementa la striscia di gare senza vittorie, con gli avversari che palesano ancora una volta il proprio valore, facendo lievitare il rammarico per la quasi certa esclusione dalle Final Eight. Agli ordini del direttore di gara D'Ambrosio, la prima occasione per gli ospiti, lancio di Danny Bale per Di Febo con Massa che esce tempestivamente. Lauducci richiama per Di Febo all'ottavo e il portiere del Lechiorn vince ancora il duello respingendo la violenta conclusione di Di Febo. D'Ambrosio ferma Luciani in posizione regolare al minuto 12 vanificando il potenziale vantaggio di MDM Ascensori, mentre Danny Balle al quarto d'ora si prodiga in una punizione che disegna una traiettoria che crea qualche problema a Massa. Al 25esimo c'è il meritato vantaggio ospite, calcio d'angolo di Lauducci, Massa non è perfetto e Luciani manda in fondo al sacco il pallone sbrogliando un batti e ribatti in area. L'1-0 è meritatissimo, un minuto più tardi Bianco premia il compagno di reparto di Febo che spara a botta sicura trovando il rumore sordo del legno. Il Lechiorn è assente ingiustificato e al 33esimo capitola per la seconda volta. Lauducci serve Ulrich, tacco opinabile ma riuscito e tocco di punta riparatore che smarca Di Febo, il quale effettua un diagonale sporco ma tremendamente efficace che termina stancamente in fondo al sacco. La gioia è grande ma MDM Ascensori è costretto a fare a meno proprio di Ulrich, uscito malconcio dal contrasto e il capitano passa la fascia al vice Luciani. Nella ripresa Di Battista getta nella mischia Toma con l'Antonio e Corbo e proprio quest'ultimo confeziona il primo tiro dell'Echion verso la porta avversaria. Al quinto è Toma a salire in cattedra con un destro a fil di palo che beffa Ruscitti per il momentaneo 1-2. Il Lechiorn crede nella rimonta ma un angolo di Lauducci spizzato di testa da Di Pardo mette i brividi a Massa. Al decimo il 2-2 è presto fatto con Di Giampaolo che alimenta un corner dalla sinistra. Assist per Colantoni che controlla e tira gonfiando per la seconda volta la rete di Ruscitti. 10 minuti rabbiosi e la squadra allenata da Di Battista ciuffa all'agognato pareggio, ma al 20esimo un'entrata in scivolata di Renzetti su Di Febo viene sanzionata con la massima punizione da D'Ambrosio.
Renzetti è il più focoso nelle proteste. Spintonando via il direttore di gara in ben due occasioni, il difensore locale rischia grosso, ma D'Ambrosio sventola un semplice cartellino giallo. Dal replay si nota come l'intervento sia sul pallone, così come si nota l'irruenza dell'intervento in piena area e soprattutto l'ottimo piazzamento dell'arbitro. Sul dischetto si presenta Di Febo che non tradisce prima di recriminare nuovamente con l'autore del fallo Renzetti. Al 28esimo D'Antonio cade a terra e D'Ambrosio comanda una punizione alquanto discutibile. Pallini si presenta sul punto di battuta e il numero 10 traccia una parabola perfetta che pesca in aria l'indisturbato Corbo che sigla il definitivo 3-3. Il solito Di Febo scalda i guanti di Massa alla mezz'ora, mentre nel finale di Giampaolo prova una conclusione a giro ben controllata da Ruscitti. Nel recupero D'Antonio entra in scivolata su Di Pardo con D'Ambrosio che comanda la punizione, sventola un cartellino giallo, l'autore del fallo, reo anche di qualche protesta di troppo. Non accade più nulla, spazio alle dichiarazioni post partita di Roberto Corbo e di Mauro Daniballe. Oggi è arrivata la settima partita senza vittorie, per come si era messa all'inizio dell'incontro, 2-0 all'intervallo, diciamo che il 3-3 poteva anche starvi, poteva anche andarvi bene, poi però visto che avevate recuperato la partita, alla fine il 3-3 vi lascia un po' di amaro in bocca. Sì, lascia l'amaro in bocca perché probabilmente è l'ultima possibilità che abbiamo per agganciarci alla zona del final eight, come lo chiamate. Sì, si era messa male, 2-0 era pesante, gli avversari sono è una squadra in gamba, eravamo riusciti a recuperare, poi c'è stato quell'episodio a mio avviso molto dubbio, ma non solo a mio avviso, poi vedremo in televisione se ci sarà un riscontro. 3-2, siamo riusciti a recuperare anche il 3-3. Poi alla fine il risultato, per come sono andate le cose, tenendo conto dei due tempi, è giusto. Quindi dobbiamo accontentarci, ma servirà poco per la nostra corsa ai playoff. Infatti sembrava, dopo il girone d'andata, sembrava una formalità l'accesso alle Final Eight, l'ingresso nei primi quattro posti. Poi è arrivato questo girone di ritorno in cui vi siete complicati un po' la vita. C'è però comunque un recupero di Tollo che sulla carta è proibitivo contro una squadra lanciatissima. Ma quindi voi davvero non credete più all'accesso alle Final Eight? Allora, abbiamo avuto un ottimo girone d'andata, probabilmente anche superiore alle nostre previsioni. Il secondo nel girone di ritorno stiamo scontando probabilmente qualche limite che abbiamo, sia tecnico, forse anche caratteriale. Questa è una critica che ci facciamo all'interno. Matematicamente forse ce la possiamo fare ancora, però la vedo dura perché davanti sono tante squadre, tutte squadre di primo piano. Poi qualcuna di queste si è anche rinforzata con i pezzi della 90 e quindi per noi è veramente complicato risalire la china. Comunque in bocca al lupo per il proseguo del campionato, vi auguriamo fermamente di entrare tra i primi quattro. Noi ce la giochiamo fino alla fine, consapevoli di ripeto, dei nostri limiti, ma anche delle difficoltà e delle caratteristiche degli avversari. Poi vedremo un po' cosa riusciremo a fare. Ce la giocheremo tutta come è sempre stato. E stasera avete dimostrato per l'ennesima volta di avere tutte le carte in regola per entrare tra i primi otto del campionato. Purtroppo la classifica vi condanna comunque, almeno con il pareggio di stasera, di la partecipazione alla Coppa Wisp. Sì, infatti io dicevo ai miei ragazzi, dispiace perché a parte lunedì con Real Pescara che c'è qualcosa in più da noi, però la mia squadra, io ho subito tanti gol uguali, mi dispiace perché non siamo secondi a nessuno, siamo una squadra a forza amatoriale perché in squadra nostra abbiamo i due fratelli, il capitano Fischietti e il fratello che hanno 57 anni, quindi noi abbiamo ancora l'amatorialità, cerchiamo di con lo spirito divertirci anche se a volte in campo può sembrare che ci scanniamo, però diciamo abbiamo la forza di andare avanti, i sacrifici, perché sappiamo fare un campionato, non è un campionato Wisp dove adesso dico se non c'è più l'amatorialità di prima, è un campionato che ci sono tutte squadre ben attrezzate, la nostra è una squadra che poteva fare i playoff benissimo, non è nulla togliere la colonnetta, però la colonnetta ci ha rubato due all'andata e due al ritorno senza meritare, rispetto anche per i cugini, diciamo così. Io vi propongo almeno la soddisfazione di affrontare la Coppa Wisp, che è anche un merito a noi che facciamo sacrifici, che ci ritagliamo dopo il lavoro, i nostri problemi, un po' di divertimento, tutto qua.
Infatti, guardando l'andamento dei due gironi, l'andamento anche delle squadre che partecipano al girone A, il girone B appare nettamente superiore, quindi partite quantomeno con le credenziali di favorita per la conquista della Coppa UEFA. Ma io me lo auguro, l'anno scorso abbiamo fatto la semifinale, poi vabbè, il calcio non è che puoi fare i programmi. Quest'anno io avevo programmato con alcuni amici di darci una mano, appunto, di amici che giocano anche in categorie tipo in terza e vengono a fare la partita con noi. Forse questo è stato un male perché io gli dicevo: ragazzi, la Wisp è diventata un signor campionato. Quindi, se voi capite di fare questo campionato, è inutile che fate la terza categoria a 42-45 anni. Trovate la forza per affrontare il campionato, di aiutare quelle persone che purtroppo non hanno avuto l'opportunità di fare anche le categorie. Io le ho fatte, non è per presunzione, però. Da solo non si può vincere, ci vuole sempre l'aiuto della squadra, del collettivo e principalmente anche della fortuna. Io sono anche di questo obiettivo, si dice, si può fare tutto, avere la squadra attrezzata, però se non hai anche un po' di fortuna, niente, va bene così. Ci riproponiamo l'anno prossimo sperando di ritrovare soddisfazione anche per la Coppa Wisp. Entriamo nell'ultima parte di questa puntata, restando ovviamente sempre aperti ai vostri interrogativi, domande o richieste per quel che riguarda appunto il calcio Wisp. Restano gli appuntamenti in edicola per chi può andare appunto a recarsi in edicola, l'appuntamento del giovedì con il calcio Wisp. Abbiamo un altro e ultimo servizio, l'avevamo già preannunciato, la situazione del provinciale, regionale e nazionale. Queste, in sintesi, le linee guida che ci accompagneranno, speriamo, al prima possibile, quando cioè il pallone tornerà a rotolare nei campi di calcio. La priorità va concessa ai campionati provinciali. Queste le parole del coordinatore regionale Wisp Abruzzo Vincenzo Maselli, una direttiva condivisa con Marco Fradiani e Vitaliano Casalena, rispettivamente responsabili del campionato marsicano e teramano. Aprile sembrava lontano, adesso appare come una sorta di ancora di salvezza per mantenere viva quella fase regionale che, qualora si dovesse sfociare nel mese di maggio, diverrebbe pressoché impossibile rendere ufficiale. Ma se il nostro comitato si muove per tempo e il nazionale non fa altrettanto, aspetta, resta alla finestra e non invia nessuna comunicazione. 15-17 maggio è la prima data per rappresentative e Coppa di Lega, una calendarizzazione decisamente troppo vicina per consentirne un'organizzazione accurata. Resta il fatto che al momento nessuna comunicazione è stata ufficializzata, trincerandosi dietro ad una situazione che ovviamente richiede la priorità su tutto, ma occorre essere chiari sempre, soprattutto in situazioni di assoluta emergenza come quella che stiamo tutti vivendo. Insomma, provinciale sì, regionale nì, nazionale no? Per l'ultima risposta non ci resta che aspettare. È tutto per la puntata numero 259 di Ottantesimo Minuto. Resta inalterato l'invito a regalarci e regalarvi la figurina che riguarda la stagione 2019-2020. Basta davvero poco, mettersi in posa e farsi scattare una foto e poi inviarla via Facebook o via WhatsApp. Quindi davvero siamo proprio alla collaborazione minima, però il risultato certamente garantisce divertimento, un archivio che per questa stagione non avevamo ancora nei faldoni. Come detto, Wisp Magazine proverà a tenervi compagnia anche in questi giorni. Grazie a tutti per la cordiale attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento con la speranza, certamente sempre più fondata, di poter regalare sviluppi positivi in una situazione che chiaramente non ci sorride. Grazie a tutti, buona serata e ci vediamo presto. Buon weekend per quello che è possibile, comunque restando a casa. Ciao!